giornata perfetta non esiste, come non esiste la partita perfetta. Però siamo un'altra squadra, questo è poco ma sicuro, ma questo lo sapevo solo io fino a qualche tempo fa. Chiaro che se è un'altra squadra bisogna avere anche la pazienza di metterla insieme. Ci vuole tanta pazienza, tanta esperienza. Ogni tanto ci si incazza, però è così. È l'unica strada perseguibile era questa. Ovviamente spero che il ritorno alla vittoria ci dia un po' di fiducia in più, ne sono sicuro, e speriamo che sia la prima di altre. La differenza è stata questa: noi siamo partiti e siamo arrivati più o meno con la stessa velocità, perché questo è il nostro momento. Noi in questo momento dal punto di vista fisico siamo circa come una squadra a settembre più o meno, e quindi noi abbiamo mantenuto un ritmo più o meno costante. Il Modena è partito molto più forte secondo me, e probabilmente dopo ha avuto un calo, come è abbastanza fisiologico in squadre che magari sono insieme da tanto tempo, la trovo una cosa abbastanza normale. Poi è il gol in più in quel momento magari che fa la differenza dal punto di vista mentale, e la posizione in classifica, chiaramente la tranquillità che hai. Noi in questo momento, come dicevo prima, stiamo cercando durante la settimana di aggiungere alla nostra condizione quella piccolissima percentuale che possiamo, ma senza perdere di vista l'impegno dopo, quindi è una cosa piuttosto complicata. Però siamo consci di quello che è, io condivido tutto con i giocatori, perché io penso sempre che un giocatore debba sapere tutto, e basta, sappiamo che va così. Ma sarebbe una cosa grave da parte nostra, sarebbe una cosa molto grave, perché giustamente Rimini ha le sue motivazioni, ha fatto una grande partita, un grande secondo tempo, è stata in partita nel primo, ha trovato il gol nell'unica occasione, nella rara occasione che si era costruita. E noi dobbiamo avere le nostre motivazioni, quindi sarebbe molto grave da parte nostra. Io non voglio pensare a una cosa di questo genere, perché io credo che chi per un obiettivo, chi per un altro, debba avere le sue motivazioni. Se il Modena arriva al 15 di febbraio senza motivazioni, credo che sia una cosa non buona. Ma non voglio nemmeno pensare ad una cosa del genere. Io credo che le partite vanno avanti sotto tanti aspetti emotivi. Il Rimini, dal mio punto di vista, nel primo tempo era in grossa difficoltà, nel secondo tempo eravamo in grossa difficoltà noi.